Oggi abbiamo deliberato in giunta comunale la sperimentazione dell'osservatorio oncologico del comune di Napoli. In che cosa consiste? Dunque, da qui a poco 50, 10 ricercatori, le migliori intelligenze di questa città, quindi giovani ricercatori, coraggiosi perché hanno scelto di non andare via e di rimanere, quindi medici, farmacisti, sociologi, lavoreranno ad un progetto, di incrocio tra tre banche dati importanti: quella della banca dati dell'anagrafe e dell'ufficio statistica del Comune di Napoli, che praticamente raccoglie tutti i certificati di morte, quindi la mortalità e i motivi, diciamo, il motivo della morte e la via del deceduto. Quindi abbiamo una ricca messe di dati, questi dati sulla mortalità anche per le varie patologie, anche per tumori. Oltre a questa banca dati verrà incrociata con le schede di dimissione ospedaliera, degli ospedali che insistono sul perimetro del Comune di Napoli. Quindi parlo del Pascale, parlo del Cardarelli, insomma tutti gli ospedali del perimetro del Comune di Napoli, quindi schede di dimissione ospedaliera. E verrà incrociato con la banca dati dei medici di famiglia, di circa 250 medici di famiglia, quindi per un totale di circa 200.000 pazienti che da 10 anni raccolgono dati sulle patologie, quindi cartelle cliniche. Questi 250 medici sono sparsi a macchia di leopardo su tutto il territorio cittadino e quindi dall'incrocio di queste tre importantissime banche dati noi avremo l'osservazione a tempo zero dei dati di mortalità e di patologia quartiere per quartiere, municipalità per municipalità. E quindi questo consentirà anche la comparazione tra le diverse municipalità e tra le diverse aree della città. Quindi, ed è tutto questo lavoro è propedeutico all'istituzione di un vero e proprio registro tumori, che si avvarrà sicuramente di questi dati, che saranno i dati di partenza.